Siamo con Attilio Bolzoni, per me è un grande piacere chiacchierare con te questa sera qui al Circolo Unione, perché rappresenti la storia del giornalismo, perché questo libro, Controvento, è davvero un prodotto che bisogna studiare, perché quando io ho iniziato a sfogliarlo e ho iniziato a vedere tutti i titoli, i sottotitoli in cui tu hai deciso di raccogliere i tuoi argomenti, ho pensato fosse un libro di storia e questo è il caso di della notizia giornalistica che diventa storia. Qui troviamo la storia della Sicilia, la storia dell'Italia, gli intrecci, i misteri, troviamo la storia internazionale perché ci porti anche a Kabul, ci porti anche in zone che magari sono lontane ma di cui si è parlato tanto giornalisticamente e tu sei stato in questi posti. Però voglio iniziare da una cosa che è il titolo. È il titolo Controvento. Tu sei stato Controvento, sei un giornalista che hai messo tanta energia in questo lavoro e sei andato Controvento. Perché questo titolo ti rappresenta sicuramente. Mi dici come? Grazie, grazie a tutti, grazie a voi. Allora, rileggendo il libro, più che un libro di storia, a me è sembrato un libro di geografia, perché Anche. racconta Palermo, la Sicilia, l'Italia, il sud, tanto sud, i Balcani, Kabul, Baghdad, c'è tanto mondo anche. Quindi può essere di storia, ma anche può essere un libro di geografia. Cambierei il titolo, ma mi è venuto in questi giorni. La chiamerei Pecora Nera, perché poi ho messo Controvento, ma è bello come titolo, ma avrei messo più volentieri adesso, col senno del poi, se dovessi rifare, Pecora Nera, perché mi sento un po' Pecora Nera, anche sono stato Pecora Nera nel mio giornale anche, quindi non è che perché se ti occupi di certi temi e vai in profondità, non diventi popolare, non diventi simpatico, diventi un po' rompiscatole e quindi diventi Pecora Nera Controvento, perché la mia carriera è stata spesso Controvento e quindi mi sembrava il titolo più giusto. Poi il cane, che hai citato, la copertina, la foto di Tony Gentile, quando dovevamo scegliere una copertina con l'editore, con Lillo Garlisi, e io ho detto, vabbè, chiamiamo Tony, che casualmente era calmuto, chiamiamo Tony, che è il fotografo che ha fatto quell'ultima tenera fotografia tra Falcone e Borsellino, e vediamo che foto ha. Ci ha mandato un album con un numero infinito di foto, ma una l'abbiamo vista subito, era il E cane, perché perché questo cane? Questa era la seconda domanda, perché mi sarei concentrata su questo sfondo, perché l'altra cosa che ho fatto, ovviamente, dopo aver visto i titoli, è andare anche dietro dove c'è lo sfondo, senza il cane, o forse l'altro lato della foto. Questa è la adesso copertina e dietro c'è lo la strada. sfondo, la strada. Perché il cane? Perché è un cane che esce da là. Come sapete, cani in Sicilia ce n'è di tutti i tipi. Questa è un'immagine di un giornalista che annusa, che drizza le orecchie ed è pronto ad azzannare, ma non ad azzannare per fare male soltanto, perché c'è anche la storia dei cani romantici là dentro. Questo cane è un cane siciliano-messicano, perché dopo aver fatto, vedi che ti diverti, dopo aver fatto un viaggio in Messico, in una zona c'era Gabriella, mia compagna, e un regista agrigentino di Realmonte, sui giornalisti uccisi, siamo stati nel Tamaulipas, poi al ritorno da questo viaggio siamo stati all'Università di San Pedro a Monterey, con un giornalista che si chiama Diego Enrique Osorno, che è un bravissimo giornalista, un talento del nuovo periodismo latinoamericano, che ha una rubrica telefonica. Abbiamo fatto una chiacchierata come la stiamo facendo stasera, e la sua rubrica si chiamava Los Perros Románticos, i cani romantici. E allora,
Gli ho detto, ma perché Diego chiami lo sperro romantico sotto rubrica? Perché noi giornalisti dobbiamo essere come i cani, avere denti e mascelle forti, ma anche un cuore. Quindi questo cane è siciliano, con cuore romantico e mamma messicana. E infatti i giornalisti non dovrebbero mai mollare la presa, proprio come certi cani, ma denti e mascelle non bastano, perché ci vuole anche il cuore. Cuore. Cani romantici. E il cuore cosa ci vuole? Il cuore è quando fai il giornalista e ti occupi delle persone, il cuore ci vuole con le persone normali, con le persone più deboli, le persone più fragili, le mascelle, i denti e gli artigli con i potenti. E questo è il mio essere, il mio modo di essere controvento o come ho provato a essere controvento. Anche quello di, è importante anche nel giornalismo non perdere mai di vista la persona, l'essere umano. Io ho deciso di finire di fare il mio lavoro, non di fare il giornalista, il mio lavoro era quello di partire, andare in un posto e raccontare. L'ho deciso il 5 ottobre del 2013, quell'articolo. Perché? Perché quel giorno c'è stata la grande tragedia del Sì. Mediterraneo. Sono arrivato a Lampedusa di sera tardi, alle 10 o 9 e mezza. Ho annusato al porto che cosa c'erano più di 350 morti, 400, non mi ricordo, e sono andato in albergo a scrivere. In automatico mi sono accorto che stavo scrivendo in automatico davanti a 400 morti, bambini, donne, vecchi. E lì ho detto che cosa sto facendo? Perché Ecco. avevo l'ammiraglio di qua, Alessandro, Vittorio. Vittorio, bravissimo, che mi ha dato una notizia. Quel giorno io ho detto che Ecco. cosa è successo? Si è aggiunto il giorno dopo. E lì c'è il pezzo del giorno dopo. Ho deciso, no, non si può andare oltre. Tra l'altro, ad entrare questi morti, erano 111 il primo giorno. Il giorno dopo, naufragio, da Porto Empedocle arriva in Lampedusa la nave con gli autoarticolati, due autoarticolati rossi, chiusi, pieni di bare. E c'erano centinaia di fotografi che fotografavano, ma dentro i camion non si vedeva niente, ci potevano essere formaggini, macchine, invece c'erano bare. Ma c'erano quattro carri funebri vecchi targati Agrigento. E io stavo là, non avevo macchine fotografiche, uno mi ha fatto salire sul carro funebre, io sono entrato per vedere questa cosa. E lì ho deciso, no, io ho finito di fare l'inviato, il raccontatore, poi faccio altre cose. Quindi c'è questa cosa di dire, vabbè, come mi è capitato in Guerra di Mafia, vedere sempre i ragazzi a terra, morti, non è che bello, le mosche che girano intorno, l'odore dolciastro del sangue, sempre con i volti stravolti. Quindi a un certo punto, certo, fare il giornalista diventa in qualche modo anche impegnativo dal punto di vista emotivo, se hai emozioni, se sei pecora nera, se sei pecora bianca, queste cose non le senti. In questo libro ci sono alcuni punti, alcuni articoli che sono per esempio del 2015, ma potrebbero essere di oggi, cioè come se le cose non cambiassero. Per esempio Agrigento, i predatori dell'acqua perduta, 2015, cioè 2024, 2005, 1995, 1985, cioè, la maledizione di Agrigento la definisci. Questo è uno degli argomenti che vorrei approfondire con te. Allora, intanto lì avrei potuto mettere non quel pezzo, ma un pezzo di 20 anni prima uguale. Ecco, hai visto? Ho È scelto sempre. quello perché mi piaceva di più l'attacco, proprio stilisticamente, ma avrebbe avuto più senso alla luce dei fatti un pezzo di 20 anni fa o di 30, come il pezzo del 73 di Sciascia. Tanto vi permetto una cosa, io nasco cronista idrico, perché io vengo da Caltanissetta e su 100 pezzi, 99 era sull'acqua che non c'era, sull'ora. Ero vice corrispondente dell'ora, so tutto di acqua, quasi come un agrigentino medio, quasi, perché a casa mia madre non ha mai
avuto la vasca da bagno vuota, ma sempre piena. Adesso scrivo per il domani, una settimana fa ho fatto un pezzo, un po' arrabbiato perché siamo nel 2024, si cerca di dare poi un'immagine della Sicilia un po' edulcorata alcune volte, no? E allora, l'acqua è come 50 anni fa che non c'è, a Caltanissetta 42 giorni che non danno l'acqua, Mamma mia. 42 giorni. Qua mi ricordo in provincia di Agrigento, forse Teleacras o qualche altra TV, c'era l'onorevole Sciangula e faceva le campagne elettorali, ricordo, aveva il panzone, le bratelle, prometteva qualche litro al secondo di acqua in più, le campagne elettorali sull'acqua le faceva. Quindi l'acqua come 50 anni fa. C'è una frase che sintetizza bene la tragedia dell'acqua. L'acqua in Sicilia dà più da mangiare che da bere. Andando a presentare il libro a Trappeto, il paese di Danilo Dolci, che c'è il centenario della nascita, che parlava del concetto di acqua democratica. L'acqua deve essere democratica. E anche oggi dobbiamo parlare di acqua democratica, perché quando in un quartiere non arriva l'acqua per 42 giorni vuol dire che è lo sfacelo civile. Passiamo a un altro argomento che fa parte del nostro mese di luglio dei siciliani, Sì. perché ogni mese di luglio ci ricorda che abbiamo avuto le stragi, le famose stragi. Tu intitoli il tuo articolo del 25 marzo 2017, tra l'altro, quindi relativamente recente, L'ultimo sorriso di Falcone e Borsellino. Mi interessa approfondire questo argomento, questo pezzo, e sapere la genesi di questo articolo. Ma Genesi è semplice che Falcone era da un anno e 2 mesi a Roma agli affari penali. Scendeva ogni tanto, era sceso un paio di mesi prima per l'uccisione di Lima. Borsellino e Falcone non li vedevamo insieme da parecchio. Si sono incontrati in un palazzo della Calza, il palazzo del Gattopardo, palazzo Trinacria, credo, per presentare un libro al loro amico Ayala perché si stava presentando con i repubblicani alle elezioni. Quindi la genesi è questa, ci sono andato per curiosità. È dove Tony fa la foto, ne fa diverse, ma Tony non dice sempre, ma nessuno lo sa, il Giornale Sicilia non gliela pubblica questa Sì, foto, gliela ha pubblicata rimangono chiuse nei perché cassetti. era troppo bella per un giornale, questo poi era troppo poetica e al giornale non serve una foto bella poetica. E quindi diventa famosa questa foto dopo la morte di Falcone e dopo la morte di Borsellino. Quindi questa è la genesi del pezzo e lì mi ricordo una mezza discussione con il dottore Falcone perché noi giovani cronisti eravamo fissati con il terzo livello della mafia e lui a un certo punto si rassegnò perché il terzo livello della mafia era un discorso che avevamo anche ripreso l'anno prima al ristorante quando l'ho intervistato, perché c'era un rapporto della DEA americana, dell'agenzia antidroga, che ci disorientò un po' perché c'era questo rapporto che diceva ci sono diversi livelli di mafia, quelli che ammazzano, quelli che comandano e poi c'è un terzo livello, che faceva capire la politica, gli americani. E Falcone cercava di spiegarci sempre, guardate che non è così, ma a noi non ci piaceva quello che diceva Falcone, a noi ci piaceva parlare di politica e quindi abbiamo avuto una discussione lunga diversi anni e anche quella sera abbiamo parlato di Di questo questo. argomento. Sì. Ma lui era rassegnato con noi, dice, questi non ne vogliono proprio sapere.